when everywhere is dark. Take a breath and dream in a kind of ocean under soft sky and silk. Seagulls in every season call the water and you take a chance to carol me when I get sick and pain and desperate. The wind blows on the tower bricks, shining on the moonlight. A whispering in my ears to find me like a baby. Take a chance on fall into a dream. Every time I look inside myself, I see my world that's coming true. Un nuovo progetto per Roberta Tomassini, anche questa volta non solo scrittrice, Pircol Z1, di che cosa si tratta? Allora, Pircol Z1 tratta, innanzitutto è un libro ambientato nelle isole Faroe, quindi stiamo parlando del Mar del Nord, e tratta di un faro dove all'interno c'è questo personaggio, vive questo personaggio di nome Eric, che in qualche modo ritrova se stesso tramite anche un percorso di solitudine, di nostalgia, ma ritrova l'amore per se stesso, quindi è molto introspettivo, è un discorso lungo che va assaporato lentamente. Lettura, scrittura e anche musica. Sì, allora, come peraltro ho creato per Liam Doyle il mio secondo libro, che avevo composto a Liam Doyle, appunto la composizione per questo mio secondo libro, io ho composto Pircol Z1 anche come colonna sonora dedicata a Pircol Z1 stesso, dove andrò comunque a suonare e a cantare il 16 di luglio. Ecco, cosa succede il 16 luglio e allora, dove? Il 16 luglio ci sarà una breve presentazione del libro presso lo Sheraton Golf 2, Parco dei Medici, alle ore 19, e poi a seguire ci sarà queste mie cantate delle composizioni che ho appunto scritto insieme al maestro Maurizio Massimi. Quindi è una prova d'autore, è una scrittrice eclettica che si dedica anche alla musica. Da cosa nasce questa passione? Ma io penso che sia una cosa a livello genetico, perché nessuno in famiglia è come me e io in realtà non so veramente da chi ho preso, ma ho iniziato molto presto, fin da piccola ho cominciato subito ad avere le mie genialate performance di danza, di scrittura e quant'altro, ballo e via dicendo, quindi così, è una cosa mia, tutta mia.